Vedremo oggi, in questo breve video, come utilizzare l'utility integrata nel sistema, per masterizzare, utility disponibile da Windows XP. Per usufruire dell'utility, dopo aver inserito un qualsiasi CD vuoto, basta aprire l'unità del masterizzatore. Selezionare l'opzione Crea un lettore CD, DVD per poi proseguire, nel caso di Windows XP questa finestra non appare. Successivamente spostate tutti i file che volete masterizzare, per inserirli temporaneamente nell'unità. Ora, in Windows XP, vi basterebbe cliccare sulla voce Scrivi su disco, sopra l'accesso rapido, in alternativa aprite il menu contestuale, cliccando su uno spazio vuoto in finestra, per poi cliccare su Scrivi su disco. E seguire la procedura guidata. Ovviamente potrete inserire qualsiasi tipo di file, ad esempio, inserendo file audio, potrete creare un CD audio. Purtroppo, l'unica limitazione di questa utility è non poter copiare dischi già esistenti. Ti è piaciuto il video? Lascia un like o commenta. Visualizza altri video della playlist o iscriviti al canale, cliccando sul logo in basso a destra, ricorda solo di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Seguimi anche sui social. Troverai il link qui sotto in descrizione.